il decalogo dei diritti e dei doveri del critico, sesto comandamento. Il diritto di essere soggettivi e di difendere i propri gusti, ma il dovere di leggere tutte le sere due spettacoli, quello che si svolge davanti ai nostri occhi e quello che si svolge accanto a noi in platea, domandandoci sempre: consiglierei questo spettacolo a un amico che non si occupa di teatro?